seconda edizione del Premio San Giusto, sì, un successo anche quest'anno. Possiamo essere abbastanza soddisfatti, perché tenuto in considerazione anche il momento che siamo di questa situazione qua, possiamo dire che c'è una quarantina addirittura di opere, 42 esattamente nel totale, che praticamente possiamo dire che è totalmente più della prima volta. E non ce l'aspettavamo che nella seconda volta, noi aspettavamo col Covid massimo, se arriviamo a una ventina di opere possiamo essere soddisfatti, invece abbiamo superato addirittura l'anno passato. Tante, e che non arrivano solo dal Canavese. No, no, addirittura è venuto da Genova, da Como, su da Biella, da Firenze, addirittura da Monaco di Baviera ci è venuta una richiesta che non abbiamo potuto accettare perché non era in regola con il Covid, con tutte le cose che vengono richieste, insomma siamo soddisfattissimi, ecco. È un premio dedicato ai giovani artisti. Come è nato questa mostra a concorso? Diciamo che è un pochettino per valorizzarli innanzitutto, perché sono molto legati alla tecnologia e in questo modo qua riescono un pochettino a spaziare sulle capacità manuali, visive, con la pittura, la scultura, un sacco di cose che vorremmo poi man mano comunque proporre e portare oltre che alla pittura, che voglio dire è stata una delle cose più belle che hanno saputo fare, perché per me sono artisti comunque, indipendentemente dalle varie capacità che hanno. Il tema era libero e anche la tecnica? Assolutamente sì.